Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Cookie Run Kingdom. Ebbene sì, siamo tornati nel reame biscottoso e oggi, sorpresona, rispetto all'altra volta abbiamo pullato 18.000 gemme, oggi ne pulliamo 36.000. Ebbene sì, abbiamo 12 multi da tirare e sono tutte free to play, ho farmato tantissimo, potete vedere il livello è salito un sacco. Ero livello 23 se non sbaglio nello scorso video, ora sono livello 37. Il mio villaggio, nonostante ancora non le abbia sistemato, curato, ho soltanto fatto una via per mettere tutte le strutture che ho costruito, comunque in crescita, ho sbloccato il porto, insomma ci sono un sacco di cose nuove che ho fatto. E ho continuamente edifici da power appare. Questo lo facciamo in diretta. Ma sì, perché no? Ok. Comunque ragazzi, oggi l'obiettivo è pullare queste 30.000 gemme per trovare delle copie dei personaggi che utilizzo nel mio main team. Ve li mostro velocemente, sono i seguenti. Abbiamo Pure Vaniglia, ebbene sì, l'Ancient. Ho trovato un Ancient completamente a casa in una singola. Quindi Pure Vaniglia fa parte del mio team. Il secondo membro del team è Raspberry, che uso nella front line e mi piace tantissimo. Poi abbiamo Latte, che è la mia preferita, che ho sbloccato nello scorso video insieme a voi e è assolutamente sì, la mia preferita. Non ci sono altre parole per descriverla. Adoro tantissimo Latte in tutto e per tutto. Poi abbiamo il bellissimo Moon Rabbit Cookie, che è carinissimo. E per ultimo nel mio team, leggermente più in basso, ecco qua, abbiamo il Fig Cookie, che è un pochino più sotto di rank rispetto agli altri perché devo trovare ancora i topping giusti da metterli, perché questi topping sono un gran casino, vi dirò. Nel senso, si trovano bene, ma dopo un certo livello avere quelli a 3 o più stelline che servono è un po' più tosta, ma ne parleremo magari più avanti in un altro video. Oggi si pulla 36.000 gemme sul banner permanente. Rimanete con me. Eccoci qua nel banner permanente. Ho scelto di pullare in questo invece che nel banner special con i featured cookie, perché essendo Malasus il featured cookie e avendola già trovato due volte, dato che non la utilizzo, voglio pullare in quest'altro banner, così che ho meno probabilità di trovarla e posso sperare che mi escano altri personaggi epici, sperando che in 12 multi, perché sì, direi che andremo di multi, qualche personaggio epico esca. Ad ogni modo, prima di iniziare le pull, io vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così che le prossime volte che c'è un video vi arriverà una notifica sul telefono e potrete sempre sempre sapere quando ci sono le prossime live. Tra l'altro abbiamo sbloccato, grazie ai 1000 iscritti, la sezione community, la quale aggiornerò di settimana in settimana, sia con i video che usciranno sia con le live che farò sotto Viola, quindi non perdetevi tutti gli aggiornamenti nella sezione community. Ma adesso ci lanciamo a pullare. Come dicevo, oggi pulliamo sul permanente 12 multi, quindi forza e speriamo vada tutto bene. Partiamo con la prima multi da 10. Oggi non me lo strai più questo messaggio, che dobbiamo strapullare. Il sogno sarebbe trovare i personaggi del banner, quindi che interessano a me, quelli che sono, ok, raro, sono quelli che io poi utilizzo nel team. Quindi in questo banner ci sono tutti i personaggi, io specialmente vorrei una copia di Latte, una copia di Fig Cookie, di Moon Rabbit Cookie, eccetera eccetera. Ma staremo a vedere. Allora, skippiamo la prima animazione, abbiamo un epico e non abbiamo nessun epico in realtà, volevo dire abbiamo un raro, quindi se non ci sono le animazioni dell'epico la skippo direttamente e andiamo direttamente a vedere le ricompense. Speriamo ci siano dei frammenti di epici, così almeno siamo fortunati. Vediamo un po', ecco, frammenti di Dark Choco Cookie, che posso già tra l'altro promuovere perché l'ho trovato due volte, di Werewolf Cookie. Bene bene, i frammenti dei personaggi epici ci piacciono sempre, sono quello per cui noi pulliamo, quindi ci stiamo. Andiamo avanti. Oh, Custard è molto utile, ragazzi, in arena. Se non avete un healer ve lo consiglio. Poi parleremo anche dell'arena più nel dettaglio, però insomma nel frattempo vi dico soltanto che se non avete un healer, dato che lui si trova molto facilmente essendo un personaggio raro, ve lo consiglio molto. Poi Cherry Cookie, che ho usato tantissimo ma adesso ho sostituito. Ok, questa prima multi è stata Shaft, mannaggia, ma andiamo con la prossima che ne abbiamo altre 11 da fare. Quindi andiamo con la seconda, sempre tre personaggi, vediamo se magari ci porta fortuna. Yes, personaggio epico. Forse, magari anche antico o leggendario, vediamo. Allora, sicuramente un bel personaggino epico ce lo prendiamo e speriamo che sia, come vi dicevo, uno dei personaggi del mio team. Lo spero vivamente perché almeno li posso promuovere, che ne ho veramente la necessità ora per fare gli stage successivi. Ah, subito proprio. Ok, è un epico normale, direi. Ma è possibile che non ce l'abbia questo personaggio? Ah sì, ce l'avevo, Perfect Cookie. Non me la ricordavo perché è stato tipo il secondo epico che ho trovato, quindi l'animazione l'avevo completamente dimenticata. Super carina Perfect Cookie. Ok, frammenti epici di... Oh mio Dio, tre frammenti
Halle Berry! 3 poi! Mamma mia! Questa multi è proprio bella. Proprio una bella multi, devo essere sincera. Altri frammenti? Oddio sì, 2 frammenti di latte! E questa è un'altra cosa a cui punto tantissimo. I frammenti dei personaggi che mi servono, quindi yes! Yes, sono super contenta, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Andiamo, andiamo. Ok, questo lo possiamo skippare. Non l'abbiamo skippato, ma è come se l'avessimo skippato veramente. Una bellissima multi tra Parfait Cookie e i 3 frammenti di Halle Berry. Non commento, andiamo avanti con la terza multi. Su, dai, datemi un bel frammento della sirenetta, anche visto che ci siamo. Ok, di nuovo epico, di nuovo epico, di nuovo epico. Sono contentissima, vediamo un po'. Ok, clicchiamo sul biscottino magico e vediamo se ci regala un sogno. Ok, un biscotto epico. I deliver only perfection. Mint Choco Cookie, questo è nuovo. Sì, che bello, un personaggio mi mancava, è un support, sta in terza linea. Ok. Ok, bello, mi piace, anche perché penso che di epici non mi manchino tanti personaggi, quindi sono contenta di averne trovato uno e non avevo mai trovato. Ok, un personaggio raro, Cherry da scendere all'infinito, ho Cherry per tutti ragazzi, dispenso Cherry se volete. Muscle Cookie e andiamo avanti. Ok, 3 frammenti di pancake, che è carinissimo e ho trovato da poco. Eccolo, il signor Mind, l'abbiamo appena... ritrovato. Questa era la Mind Multi. La Mind Multi. Ok, Clover è un'altra che ho trovato tantissime volte. Questa multi è stata un pochino peggio, cioè, nel senso, c'è l'epico, quindi GG. Però a livello anche di frammenti epici non ci sono state grandi cose. Mind e Mind, nuovo eppure già in fase di promozione. Andiamo avanti e vediamo un po'. Ok, questa penso sia Shaft perché ci sono solo 2 personaggi. Esatto, questa è rara, quindi skippiamo l'animazione e vediamo un po'. Allora, personaggio raro, Devil Cookie. Speriamo ci siano dei frammenti, appunto, epici. Quelli possono esserci lo stesso, anche se la multi risulta essere Shaft, ragazzi. Quindi noi incrociamo le dita. Ok, ok. Via. Nemmeno un frammento. Princess Cookie! La possiamo promuovere. Okay. Strawberry. Niente, questa è stata tipo la multi Shaft. La Musty Shaft Suprema. Questo è proprio lo shaft che potete trovare. Ossia, nemmeno un frammento epico in tutta la multi. Andiamo avanti con un'altra multi. 3 personaggi. Yes. Yes. Epico. Epico. Dai, dai. Una latte, un figo, un moon rabbit, una raspberry. Ci sarebbe anche pur vaniglia da promuovere, però ora non pretendo così tanto. Però gli altri, se li riusciamo a promuovere, non sarebbe male. Quindi, ok. Personaggio raro? Devil Cookie. Poi, Blackberry, un frammento. 3 frammenti di Alchemist. Ok, no, sempre raro. Un altro personaggio raro? Avocado Cookie, che ne ho trovate tantissime anche di questo. Vediamo un po'. Wizard non commento nemmeno. Oh, ma ci hanno scammato. Non c'è il personaggio epico? Non c'è alla fine? Era proprio l'ultimo. L'ultimo. Eccolo. Dai. Dai, dammi un personaggio che vi serve. È un epico. No, Dark Choco. Ne ho trovati tantissimi. Ne ho trovati tantissimi. Mi stanno dicendo di utilizzare Dark Choco. Non c'è verso. Per forza, mi stanno dicendo questo. Ne ho trovati tantissimi, ragazzi. Guardate quanti frammenti ho. Andiamo. Ok. 3 personaggi. Raro, raro. Secondo me i personaggi sopra e sotto variano. E in base a chi sono quelli sotto c'è la rarità poi della multi. A me non l'ho interpretata così, non sono sicura. Ok, Carrot che non abbiamo ancora mai trovato. Poi un altro wizard. Sono piene, ragazzi, 250 frammenti di wizard. Ne avete bisogno per caso? Perché se sì ve li spedisco io. Allora, andiamo avanti. Questo mi sa che è un'altra multina shaft. No, non è completamente shaft. Un incubo. È un incubo. È un incubo quel personaggio, ragazzi. Non vi giuro, non è...
Non ho parole per descrivere questa cosa. È un incubo, sei un incubo. Andiamo. Dai. Ho un sacco di frammenti poi, quindi posso prendere dei frammenti di latte. Bene, sono contenta. È rara questa multishaft, ma l'avevo già vista, c'erano due personaggi. Skippiamola direttamente tutta, che non mi voglio trattenere troppo. Allora, bene, c'erano dei frammenti epici, però due frammenti epici. Questa avevo proprio skippata alla grande, perdonatemi, però non mi volevo annoiare. La prossima non ve la skippo, promesso. Però una nel mezzo andava skippata. Non voglio farvi un video di 60 anni, se no poi non me lo guardate tutto. Allora, personaggio raro. Alchemist. Poi le stone le skippiamo. Tanto poi vediamo il resoconto alla fine. A meno che non siano stone epiche. Ok, personaggio raro. Due personaggi rari nella multi. Knight. Io vorrei di Custard, esattamente. Stavo proprio chiamando Custard in questo momento. Ok, frammento epico. Di Sugar. Soltanto Snow Sugar forse non ce l'ho. Forse è un personaggio che riuscirò a alloccare alla fine di queste multi. Forse. Andiamo. Dovremmo avere le ultime 4, se non sbaglio. Qualcosa del genere. 4 multi. È raro. Quindi un po' scam. Vediamo se però ci graziano con i frammenti. Che è il nostro obiettivo, diciamo. Siamo qua per i frammenti noi. Il resto conta poco. Vogliamo i frammenti epici. Ok. Avocado cookie. Clover, anche Clover abbonato, ok. Rai ce l'ho già. Ginger, ottimo. Personaggio viene all'inizio. Ginger di nuovo, ottimo, grazie Ginger. Grazie di essere qui con noi, ninja. Anche questo l'abbiamo trovato poche volte oggi. È 2,70 frammenti di ninja. Va bene, abbiamo le ultime 3 multi, quindi siamo messi abbastanza bene. Ho trovato un po' di epici. Ho 3432 frammenti, non si vede perché c'è la webcam nel mezzo, però fidatevi. Quindi posso prendere un sacco di frammenti poi di una latte o di chi mi serve. Quindi comunque promuoverò sicuramente qualcuno dei miei PG. Questa è un'altra multiscam. Quindi shaftina. Esatto, raro. Però never say never. Può sempre esserci un frammento che ci interessa. Che non sei te. E nemmeno te. Tra l'altro due volte Alchemist. Clover. Ve l'ho detto. Clover è un abbonamento fisso. Onion. Ninja. Un altro fisso abbonato. Gingerbrave. Personaggio raro, che era anche il personaggio della multi. Devil. Perfetto. Anche Devil abbonati. Cherry. Knight, ok, questi sono proprio frammentini tristi. Questa è l'altra multishaft delle shaft. Tiriamo la penultima e poi andiamo con l'ultima multi di oggi. 3 personaggi, forse qui abbiamo un epico. Yes! Dai, dacci un epico che mi serve, per favore. Un bel epico. Ho un doppio epico in una multi, perché succede, mi è successo, non in live ovviamente, o nei video, però succede ragazzi, quindi vediamo un po' questo forno che ci regala. Ok, questo è il raro, mi stavo già emozionando, ma questo è il raro, quindi carrot cookie, e va bene, poi frammento di wizard, frammento di purple yam, Jeremy, questo non ce l'ho, purple yam non ce l'ho, quindi ok, un altro raro, ok, questo è molto interessante, poi andiamo avanti. Ninja. Wizard. Muscle. Wizard di nuovo. Gingerbrave. Proprio abbonati. Gingerbrave abbonati. Ok, ci siamo. Personaggio epico. Latte! Latte! Sì! Sto facendo un We Are the Champions dentro di me in questo momento. Oh sì, la possiamo promuovere. La mia latte è bellissima. Quanto la amo, sei bellissima. Poi è bella l'animazione. Bello. Bene, questa è una multi che amo. Latte la volevo tantissimo per promuoverla. Sono contentissima. Adesso l'ultima sarà shaft e triste. Però quest'ultima multi mi ha dato veramente soddisfazione. Quindi andiamo con l'ultimissima di oggi. Poi ci salutiamo per questo video e ci vediamo in un prossimo. Allora, vediamo un po'. Ok, shaftona. Più shaftona totale. Yes, shaftona, però vediamo se magari ci dà qualche frammento, perché comunque anche quelli ci interessano, come abbiamo già detto, quindi vediamo un po'. Frammentini epici.
Io ci provo a chiamarli, non sia mai che arrivino. Però dopo la multi con latte mi aspettavo lo sciatto sale. Angel Cookie, che oggi non era ancora uscito. Strawberry. Tutti frammenti comuni. Triste, mamma mia, che multi brutta. Multi brutta, però assisterete con me a questo grande momento. Eccola qua. Bellissima. Oh, perfetto. Livello power 44 raggiunge, ma io posso prendere altri frammenti, quindi ci sta che la upperemo ancora. Allora, diciamo, a livello di 4 stelle non è andata benissimo perché abbiamo trovato un sacco di Dark Choco, una Rai che non mi serviva, una Parfait. Però abbiamo sbloccato anche un personaggio nuovo che non so dove sia. Eccolo qua, Mint. Un nuovo personaggino da mettere al team. Mint Choco, tra l'altro. Mint a cioccolato che io adoro. Grazie per il pop-up, ma no, non shopperemo per oggi. Quindi, allora, ragazzi, direi che il video per oggi è tutto. Le pole sono andate abbastanza bene, sinceramente. Poteva esserci un epico in più? Sì, poteva esserci, però abbiamo trovato anche dei frammenti di Holly Berry. Non mi lamento, non mi lamento. Detto questo, io vi ringrazio. Ci vediamo in un prossimo video, sempre a tema cookie, o se no qui sul canale con gli altri video. Sicuramente video a tema Genshin. Qualcuno di voi ha detto che voleva vedere un video di Demon Slayer, ma non è fattibile portarlo. Però chissà se mai faremo un combattimento anche qui su YouTube. Chissà. Ad ogni modo, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e ci vediamo in un prossimo video. Grazie per la compagnia, raghi. Ciao!